Via. Ciao Giorgio, ciao Giampaolo. Vede che c'è un libro lì, Cospirasi, cioè Cospirazione. Ecco. E quindi ci dici un po' cosa dice questo libro. Intanto salutate questo, salutate questo. Non Dare Coit Conspiracy di Gary Allen. Augusto, Augusto. Gary Allen. Allora, bene. I signori di oggi si chiedono, ma come mai ci sono tutte queste crisi? Ah, grande Giorgio. Come mai ci sono tutte queste crisi? Appunto, se lo chiedono in tanti. In tanti se lo chiedono. E tutte le solite spiegazioni dei tecnocrati, tecnicismi, attenzione che il PIL, l'andamento, gli investimenti sono ridotti, il PIL non è quello raggiunto, non c'è il cosiddetto livello di produttività, abbiamo questo, dobbiamo ritoccare adesso le imposte, dobbiamo fare il taglio della spesa pubblica, tutte queste balle qui sono per coprire quello che è la vera origine della crisi. Dopo il 1929, crisi causata dai Wall Streeter e dai Federal Reserve Board Member, che sarebbero i membri della Federal Reserve, come ci spiega questo autore che si chiama Gary Allen, questo librettino di 130 pagine non ha mai trovato la pubblicazione in Italia. Come mai? Ma come mai? Ma ve lo appunto. Siete chiesto? Come mai? Ma come mai? Come appunto. Mai? Vediamo Giorgio. Giorgio, vedi il tuo titolo, Giorgio. Ed è un libro Giorgio, pubblicato a cura e a spese dell'autore. 900, perché il capitalismo, vai più su. Perché il monopolista creò e sostenne l'URSS. Bello. Ma chi è quel pirla che ha scritto quel libro lì? Questo. Quello che me lo chiedo anch'io. Ma chi è quel pirla lì che ha scritto quel libro? Ce lo stiamo uccidendo in tanti. È un picciurla. No. Allora, guardate signori, perché la crisi è determinata dal mercato finanziario? Si fa prestissimo. È molto semplice. Ce lo spiega questo stesso autore in questo libro, alle pagine 53 e 54. Come si fa? Allora, i signori, cosiddetti lor signori, come li chiama Giorgio, i signori del potere, quelli che hanno in mano la potenza finanziaria e che hanno in mano le banche che controllano la Federal Reserve, cioè la banca che ha l'incarico di emettere la moneta americana, e così lo stesso sistema poi si diffonde a tutto il mondo, che cosa fa a un certo momento? Richiama i crediti a breve termine. Quali sono i crediti a breve termine? Sono quelli che oggi vanno sotto il nome corrente di acquisti allo scoperto o di vendite allo scoperto, no? Quelli che si fanno in borsa. Il termine inglese è 24 hours call stock. Cioè i crediti, spiega perché sono che devono essere a breve termine 24 ore. Spiega cosa succede quando esattamente si chiamano questi crediti a breve, che i cosiddetti broker, che sarebbero poi gli agenti di cambio, non fanno altro che buttare in vendita tutto il loro pacchetto di azioni, lo mettono in vendita perché devono pagare questo credito a chi gliel'ha dato, cioè alla banca che li ha finanziati, no? E allora cosa succede? Con queste vendite in massa i titoli scendono, la borsa va in tilt. E che cosa succede? Che tutti fanno la stessa cosa, cioè l'effetto gregge, cioè i vari investitori, del cosiddetto easy money, cioè c'è stata tutta una campagna, e lo riferisce anche il professor Carol Quigley, che conosceva benissimo anche questo signore che ha scritto questo libro, Gary Allen, c'è stata una campagna che invitava tutti i piccoli risparmiatori a tentare il colpo di fortuna. Come sarebbe oggi per il gratta e vinci, ma non vedete che c'è tutto un insieme di cose anche nell'Italia di oggi, c'è tutto un insieme di bigliettini che si devono grattare, gratta qui, gratta là. E noi abbiamo ampiamente denunciato, però. I miliardi di euro che giornalmente girano per il lotto, oppure
tutti i soldi che vengono spesi anche in quelle slot machine. Attenzione, guardate Las Vegas, guardate questi negozi fatti apposta, dove vanno lì a lasciare dei capitali la gente, a passare il tempo. E guardatevi anche... Roma è stata trasformata in una Las Vegas. Ecco, allora che succede? A che succede? Che quando ci sono queste vendite in massa succedono dei cali anche della potere di acquisto del denaro. Perché nello stesso tempo, quando ci sono queste vendite, la stessa banca che ha il potere, la stessa banca che emettitrice, l'istituto di emissione, che ha il potere di emettere le banconote, lo fa perché deve appunto creare una liquidità maggiore moltiplicata per i mercati finanziari. E cosa succede? Non so se sono stato chiaro fino adesso nell'esporre. Chiarissimo, per noi almeno sì, bisogna vedere se lo capiscono i nostri amici. In ogni caso. Ma io penso che sia chiaro, va avanti. Sto pensando di farne una traduzione di questo libro. E perché no? È un'ottima idea. Traduci. Direi di tradurlo, Giampaolo. Si arriva al punto che anche il potere di acquisto della moneta cade e naturalmente tutto quello che sono le perdite di questo flottante, cioè del risparmiatore, della gran massa dei risparmiatori. Ecco, la massa dei risparmiatori è sempre quella. La massa dei risparmiatori che perde, tutta questa perdita il pacco buoi sull'andamento dell'economia nazionale. Ed ecco come è stato creato il crack del 1929. Ma c'è di più. Questo autore ci riferisce che con lo stesso metodo, qui vedete anche una fotografia un po' vecchiotta del professor Carol Quigley, riuscite a vederla? Quello di sopra è il professor Carol Quigley e sotto c'è il banchiere, se non sbaglio, aspetta un po'. J.P. Morgan. J.P. Morgan, sì. Grande finanziere, più gran criminale della finanza che mai esistito. John Pierpont. Morto a Roma, dove era venuto a incontrarsi col Papa. Esatto, nel 1913. Il Papa ha voglia di incontrarsi. Ecco, allora, questo libretto... E tra compari ci si incontra spesso, capito? Beh, tra infatti, compari. Infatti. Ecco, queste stesse crisi... Ci riferisce questo Gary Allen in questo libretto Known There, che vuol dire nessuno osa chiamarla cospirazione, invece è proprio una cospirazione, un complotto. Queste stesse crisi si sono verificate dopo il 1929, nel 1936-37. Quando il prezzo delle azioni è calato del 50% e ha creato uno scompenso monetario e una crisi economica che hanno dovuto anche in quel caso pagare i cittadini americani. Nel 1948... Sì, l'hanno pagato i cittadini americani, ma ne hanno pagato anche gli spagnoli con la guerra civile in Spagna. Sì. No, sto parlando del 36-37, Giorgio. Guerra civile di Spagna. Sì, beh certo, la guerra di Spagna. 1948, quando c'è stato un calo del 16%, nel 1953 il calo della borsa del 13%, nel 56-57 del altro 13%, nel 57 quando addirittura del 19%, sapete cosa vuol dire quando c'è un calo repentino del 19% nei prezzi di borsa? Cioè qui stiamo parlando di... percentuali minimi di 0,05 eccetera, e già quelle influiscono sul mercato, sull'andamento dell'economia e degli investimenti eccetera. Poi nel 66 e poi nel 70, addirittura quando c'è stato un calo del 25%. Ma questo libretto è stato scritto nel 68, questo libretto, quindi ci sono state altre crisi. La crisi più fenomenale è quella dell'84-85, vi ricordate quella dei fondi di investimento? 86, il crollo in Italia c'è stato nel 1986, aprile dell'86. 85-86. Ma qual è l'altro metodo che crea questi alti e bassi nell'economia e quindi fa perdere il potere d'acquisto alla moneta circolante? È l'autorità attribuita alla
banca centrale, chiamiamola banca centrale, l'istituto di emissione, di emettere, di stabilire il tasso di sconto. Che cos'è il tasso di sconto? È il tasso che la banca centrale applica alle altre banche quando chiedono appunto un flusso di banconote, giusto? Un'emissione monetaria. Questi prime rate. No, non è il prime rate. Il prime rate è prime un'altra rate. Cosa. Il prime non rate è prime un'altra rate. Cosa. Il prime rate è un'altra cosa. Vabbè, il tasso di sconto vabbè, è un, lo dici il tu. Tasso di sconto del discount rate è un'altra. Lo dici tu. Allora, con questo si creano i cosiddetti cicli deflattivi su e giù, che creano nel breve termine la recessione. Va bene? Perché il potere di acquisto della moneta in mano ai cittadini, che sono i veri legittimi proprietari della moneta, perde di giorno in giorno. Ecco, volevo farvi notare questo. Un'altra cosa importantissima, poi qui ci sarebbe da approfondire sempre il discorso sull'emissione monetaria, sulla sovranità monetaria, eccetera, qui mi riallaccio a quello che ha scritto quel tale, di quel libro che hai mostrato prima, Giorgio, che si chiama Segreto 900, nel capitolo 32... Ma diciamo che è quel tale! È quel tale, ecco, l'ha scritto questo libro, quel tale. È un altro tale. È questo. Un'ampia trattazione all'emissione monetaria. Che hai fatto vedere? Il giornale di Bonaventura? Ho capito. No! No, devi far vedere il libro 900, scusami Giorgio, non puoi fare concorrenza illecita, fai vedere il libro del 900 per favore, dobbiamo dirlo chi è l'Italia che l'ha scritto, no, questo è un altro servizio privato, senza pubblico di segreto 900, c'è un'ampia trattazione sulla situazione monetaria e come è quella che dovrebbe essere la situazione monetaria. Esatto. Cioè, il professor Giacinto Auriti nel suo piccolo trattato che si chiama Il Paese dell'Utopia tratta ampiamente e ci spiega ampiamente che cos'è la moneta e che cosa succede quando ci sono le crisi. Ma questo autore si riallaccia anche a un altro fatto molto importante avvenuto nel secolo scorso, cioè la creazione dell'Unione Sovietica, il sostegno offerto all'Unione Sovietica dagli Stati Uniti d'America per conto della casta finanziaria americana. Ed è importante, e questo se lo volevo citare, anche un altro lavoro molto ampio e molto approfondito che è stato svolto, è stato compiuto dal professor Anthony Cyril Sutton, il quale ha scritto The Western Technology and the Soviet Economic Development, cioè la tecnologia occidentale e lo sviluppo economico della Unione. Tutto è stato fatto dagli Stati Uniti, cioè la Unione Sovietica non ha mai fatto nulla, ha sempre ricevuto direttamente la tecnologia senza nessun investimento da parte dell'Unione Sovietica. Tutta la tecnologia l'ha sempre ricevuta direttamente dagli Stati Uniti d'America. Questo libro, scritto negli anni, questi tre volumi, cioè partono dal 1917 fino al 1930, comprende quel periodo economico, diciamo così, dell'Unione Sovietica. Dal 1917 al 1935 e dal 1965 fino ai giorni 1990, perché il professor Anthony Cyril Sutton, che era appunto un docente dell'Università della Columbia University, sia stato, e poi di un istituto particolare di sociologia, e poi deceduto nei primi del 2000, insomma. E questo è importante per capire come
come si svolge il tutto, insomma, anche perché il sistema Federal Reserve è stato esportato in Europa, lo sapete bene, è stato per essere esportato in tutto il resto del mondo. Con questo io avrei terminato. Bene, Giorgio. Ecco, adesso ancora 5 minuti, poi devo andare anch'io, purtroppo, a 5 minuti, perché... Ti posso richiamare, per favore? Diamo un'ultima parola a Giorgio, poi chiudiamo. Di Giorgio, concludi tu, Giorgio, che poi chiudiamo, perché purtroppo devo andare. Di pure. Sì, ci sono molte, cose da dire, e le rinviamo altra data. Quello che mi interessava, l'ho fatto vedere in parte, lo faccio rivedere. Sì, sì. Questa è la risposta che al sistema economico basato sull'usura ha dato il fascismo negli anni 30. Questa è la struttura del corporativismo, il ordinamento corporativo dello Stato fascista. Bello quel libro lì, e sarebbe da ripubblicare, sarebbe da ripubblicare. Questo non è un libro, cos'è? Beh, insomma, è una copertina dove c'è questo disegno. Ah, benissimo. Questo è soltanto un copertina. Per concludere ho capito, bisogna parlare di quel tema, perché lo Stato corporativo purtroppo lo conoscono in pochi, perché è la cosa più tragica, Giorgio, che molta gente che dice di essere fascista, che si permette, non sa che cos'è il corporativismo. Questa è la cosa tragica. No, non lo sa nessuno. Infatti. Sono un branco di cialtroni. Allora, bravo. Allora, la questione è questa. L'Italia ha saputo rispondere non solo con piccole manovre di carattere economico-finanziario, come poteva essere, tra l'altro importantissima, la nazionalizzazione di alcune banche importanti, Banca Nazionale del Lavoro, Credito Italiano, Banca Commerciale, nazionalizzando le quali indirettamente si è nazionalizzata la Banca Centrale d'Italia. Ma ha creato una struttura alternativa a questo sistema. Infatti. Allora tutti a ridere, dice, le corporazioni, ma quello è uno sforzo enorme che è stato fatto per creare una struttura alternativa. Non è detto che doveva essere perfetta, a nascere perfettamente, perché è qualcosa di perfetto quello che gestiscono questi signori nella città di Londra. Questo è stato un grande sforzo operativo e intellettuale di rispondere e lasciare un segno a livello internazionale e soprattutto storico, che è possibile superare la fase del potere dei finanzieri. Bene, Giorgio, molto bene. Allora, mi permetto di dire una cosa. Qual è stato l'avvenimento del dopoguerra che ha creato subito una situazione di stallo, per cui nessuno ha potuto comprendere questi messaggi del fascismo, perché il fascismo è stato demonizzato. Esatto, demonizzato e sconfitto militarmente e non politicamente. Questa demonizzazione continua ad andare avanti e continuerà sempre ad andare avanti, si è talmente consolidata che adesso la gente, se tu parli, ma sai il fascismo, ti ridono ancora in faccia. Ma sono professori universitari che lo fanno, sono accademici. Sono politici, sono gente di accademici, cultura. Poi te li consiglio. Appunto, li consiglio. Bravo Giorgio, allora, bravo. Va bene, ragazzi, cari giovani. Sappiate bene, esiste che controlla tutto, due sistemi, due organismi molto importanti. Uno si chiama CFR, controlla tutto. Council on Foreign Relations. In Inghilterra e in Gran Bretagna si chiama Royal Institute of International Affairs. È quello che fa funzionare qualsiasi settore, cioè i media, la politica, quello che decide la politica estera americana, quello che decide la politica interna italiana, la politica interna della Germania. Ogni cosa. Che viene interpellato e vuole essere assunto da questo organismo non può fare altro che dire sì, anche se la pensa diversamente, perché altrimenti nella vita non fa più niente. Purtroppo è così. Bene, bravo Giorgio. Posso citare un giornalista scrittore che è morto, che si chiamava John Cooley,
che io ho intervistato nel 2001, subito dopo il 9-11, cioè l'11 settembre, il quale poi successivamente è morto, che era un giornalista americano che ha scritto The Unholy War, La guerra empia, un bel libro che è stato tradotto anche in italiano. Benissimo. Che parla appunto di tutta la vicenda di Bin Laden, eccetera, eccetera. Allora, sentite. Lui era un giornalista del Christian Science Monitor, che è notoriamente un organo di stampa del CFR. Perfetto, basta così. Va bene Giampaolo, ti voglio chiudere. Un mio commento a questa fotografia. Ecco, la foto di Otelma. Un mio commento a questa fotografia, è importantissima. Dimmi, dillo, Dio pure, allora, dai. Guarda che c'ha un trono in testa, guarda, sì. Segno dei migliori papi, e allora vedi che c'è la possibilità anche di minchionare certi minchionatori. Questo qui è un grande. Questo qui. Ma lo sapete, ma sappiate che c'è, scusa Giorgio, non soltanto da ridere, ma c'è uno che si chiama David Icke. Sapete chi è David Icke? Lo sapete? Sì, lo sappiamo. Parlare di David sì, Icke. Come no? Ecco, ma questo dai, è un pagato dal potere, lo sapete? Avreste sì, mai creduto che è un pagato dal potere? Sì, lo sappiamo. Allora, questo qui pensateci bene. Certo. Voi volete che approfondiamo questo tema di David Icke? Adesso no, perché non c'è tempo. Sono a vostra disposizione. Lo approfondiamo. Allora, questo qui è un grande sacerdote. Questo è un grande sacerdote, c'ha non so quante lauree, adesso si è preso anche una laurea in filosofia. Ah, e ha perfettamente ragione. Questo è l'uomo importante, perché? Prima di tutto, perché questi maghi sono le persone che contano di più in Italia. E giustamente, per colpire l'immaginazione degli italiani, deve essere questi. Esatto. E poi perché, però, è talmente sottile, che minchiona, chi? Sappiamo. Che differenza c'è tra questo e quell'altro che appare da una certa finestra, da un certo balcone, in una certa piazza. Forse la differenza? No. La differenza è che questo è più serio. Questo è più serio, più onesto. Capito? Va bene, ragazzi. È più serio e più onesto. Bisogna chiudere, ragazzi, bisogna chiudere. Due parole. Forza. Il socialismo non è stato imposto dalle masse, cioè dal basso verso l'alto, ma il socialismo, ecco perché è caduto, e perché poi è andato a puttane, è stato imposto dall'alto verso il basso. Sì, beh, sappiamo, questo lo sappiamo già da come è nato. È un socialismo, ne parliamo di questo. È un socialismo gravitazionale. Sì, sì. È un socialismo gravitazionale. No, ragazzi, dobbiamo chiudere. La grandine. Ecco, va bene tutto, dobbiamo chiudere, e quindi a presto. Sia lode. A Priapo. Al grandio Priapo. E al Pucciarelli. Sia lode al grandio Priapo. Che ha fatto il libro Storia del Secreto del Novecento. E a Giove Pluvio. Ciao. A Giove Pluvio che va fa bene. Fare il culo a tante persone sporche. No, per questo si chiama giorni. Segreto Novecento. Segreto Novecento, sì, grazie. Grazie alla correzione. Giampaolo Pucciarelli. Quando vedete Pucciarelli, gli dite che gli voglio parlare, per favore. Sì, gli parliamo, senza dubbio. A presto. Ragazzi, ciao. Arrivederci, ciao. Diciamolo al mago Telma, Otelma. Sei tutti noi, Otelma. Va bene. D'accordo, ciao. Arrivederci, ragazzi, ciao.